La principessa è una grande conoscitrice di musica e di letteratura e protegge pittori e artisti. A te piace l'arte, la musica, la letteratura, ma ti ostini a stare recluso nella tua stanza immerso nelle tue letture. Ti vengo a prendere semplicemente, così, come sei ora in giacchetta, e ti porto là per una serata. Lì non c'è nessuna etichetta, mio caro. Vedrai, incontrerai gente simpatica senza nessuna pretesa. E poi col tuo fisico e con la tua età. Sì, con il tuo fisico è impossibile evitare la società, il mondo. In fondo non ti porto mica a casa di generali, eh? Tra l'altro io non ne conosco di generali. Ma non imputarti, eh? No. La moralità è una buona cosa, degna di rispetto. Donato al punto di finire l'ascetismo. Non vorrei mica farti monaco, vero? Tanto più che io ho piena fiducia in Kupfer. Non ti porterebbe in un posto malfamato. Oh, ve lo riporterò puro e senza macchia. Che scrivo? Che altro più? Cosa posso dire ancora? Ah, la notte è finita, tutto è pace, tutto è pace. Solo io, solo io. So che la serata non è stata di tuo gusto, ma accetterai comunque la mia proposta e spero non rinnegherai la mia preghiera. Di che cosa si tratta? Beh, vedi, c'è una società di dilettanti, artisti, che di tanto in tanto organizzano rappresentazioni teatrali a scopo di beneficenza. E la principessa vi partecipa? La principessa partecipa sempre alle buone iniziative. Ma questo non importa, no. Vedi, si è organizzato un matinée musicale letterario, sì, e lì avrai l'occasione di ascoltare una fanciulla. Una meravigliosa fanciulla, di grande talento, mio caro, di prima classe, e non esagero, eh. Non compreresti per caso un biglietto? 5 rubli la prima fila. E da dove arriva questa meravigliosa fanciulla? Non lo so. Non lo so, ma è stata ospite della principessa e sicuramente l'ha incontrata alla serata l'altro giorno. Come si chiama? Clara. Clara? Non può essere. E perché non può essere? Clara. Clara Milic. E quando sarà? Domani. Cosa succede, Jasa? Perché sei così turbato? Kupfer, che cosa gli ha detto? Platosa, dia immediatamente 5 rubli a Kupfer. Vedrai, è il miracolo dei miracoli. Va bene, t'aspetto domani. Agli occhi neri. Di carbone. Aiutaci, signore. Signore, aiutaci. La tua voce è tanto.
sono sola. Nessuno mi capisce. La mia mente si perde. No, non mi è affatto piaciuta. Ma perché? Quella declamazione mi ha turbato. L'ho trovata brusca. Priva di armonia. È come se in qualche modo mi avesse violato l'animo. Sì, è questo che sento. E poi perché mi fissava? Sono certo che lo faceva. Ma perché quegli sguardi fissi, insistenti, quasi fastidiosi? A cosa miravano? Cosa significavano? Che possa provare passione per me? No. Impossibile. Perché poi? E a quella fanciulla così strana? D'altronde, neanche io potrei immaginarla così, la fanciulla a cui mi donerò. Quella che mi amerà, che io amerò e che diventerà mia moglie. Ma come dovrà essere la fanciulla che amerò? Madre, quale dolce profilo, occhi chiari, pieni di bontà, capelli di seta. Quale umano sorriso, quale serena espressione. Ecco cosa cerco. Cerco quella vostra stessa espressione nel volto della donna che non oso ancora attendere. Ma non lei. Non lei. Questa fanciulla dalla pelle olivastra, dai capelli ruvidi, dalla pelure sulle labbra. No, non può essere lei. Questa zingara certamente cattiva ed eccentrica. Cosa provo per lei? Nulla. Eppure, non riesco a schiacciare dalla mente questa zingara bruna, di cui non mi sono piaciuti né il canto, né la declamazione, e neanche l'aspetto. Come può essere possibile? Ecco, Zaza. Ho capito di cosa si tratta. Di che cosa? Evidentemente in quella maniera hai incontrato una di quelle pavoncelle. Una donna dal musetto paffuto che fa le smorfie così e che fa le smorfie cos'ha e che fa roteare gli occhi. Tu non ci sei abituato e ti è sembrato, ma questo non vuol dire niente, Giasa. Non significa niente. Aiutaci, signore. La zia ha certamente ragione. Tutto questo viene dalla mia mancanza d'esperienza. Non bisogna montarsi la testa. Se indovinerà chi le scrive, e se questo non le dispiace, venga domani al Boulevard alle 5 e aspetti. Non dovrà trattenersi a lungo. Ma venga, è molto importante. Che assurdità!
Non ci mancava che questa. Ovviamente non ci andrò, che assurdità. Questa zingara non ha compreso il vero significato della lettera. Allora? Gradirei che mi parlassi di mia madre. Certo. Tua madre era una colomba. Una colomba. Tuo padre l'amava, come si conviene ad un marito, onestamente e fedelmente fino alla tomba. E non ha amato nessun'altra donna. E aveva un carattere timido. Certo, timido. Come si conviene al sesso femminile. Quelle sfrontate sono venute fuori in questi ultimi tempi. Ai vostri tempi non ce n'erano di sfrontate. Ce n'erano anche ai nostri tempi, come no? Ma chi? Qualche svergognata, qualche sguardinella, alza la gonnella. Non si preoccupavano troppo, sai. Il primo imbecille è venuto. Mettevano il guinzaglio. Ma le persone serie le disprezzano. Ricordi forse di aver visto persone simili in casa nostra? Se questa lettera non l'avesse scritta lei, ma qualcun altro, un'altra donna, sarebbe una cosa stupida, ancora più stupida dell'altra. Grazie di essere venuto. Non lo speravo. Forse mi giudicherà male. E in effetti il mio comportamento è molto strano, ma... ho sentito tanto parlare di lei. Ma io... non è questo il motivo. Mio Dio, avevo tante cose da dirgli, ma... come fare? Come fare? Sono venuto, gentile signorina. Soltanto perché lei, per dissipare lo strano malinteso in seguito al quale lei ha creduto bene di rivolgersi a me. A me, uno sconosciuto che ha potuto indovinare, come lei si espresse nella sua lettera, che era stata proprio lei a scrivermi. E lo ha potuto indovinare soltanto perché lei, durante la materia letteraria, gli ha voluto mostrare troppa evidente attenzione. Io sono pronto ad ascoltarla, sarò felicissimo di poterla essere d'aiuto in qualcosa. Anche se ovviamente sono sorpreso, data la mia vita solitaria. Ah, perché? Perché è così? Davvero il mio amico l'ha offesa? Davvero non ha capito nulla? Ah no, lei non ha capito nulla! Non ha capito nulla di quel che le dicevo, Dio sa cosa lei si era immaginato il mio riguardo. Della sua dignità, come se avessi manifestato delle pretese nei suoi riguardi, come se fossero necessari prima dei chiarimenti. Gentile signorina, le confesso, sono sorpresa di poter essere utile in qualche modo. Sono una pazza, mi sono ingannata su di lei, sul suo viso. Perché non ho parlato quando mi chiedeva nemmeno una parola?
Non ha avuto il tempo, non mi ha dato il tempo di pronunciare una parola. D'altronde in quel momento... Tutto questo ovviamente è finito. Devo essere sembrato ridicolo. Con grande rammarico, riportiamo nella nostra rubrica teatrale la notizia dell'improvvisa morte della nostra grande attrice Clara Milic, che era riuscita, nonostante la brevità della sua carriera sulla scena, a conquistare i favori del nostro esigente pubblico. Il rammarico più profondo che proviamo è tanto più profondo in quanto la signora Milic ha messo fine volontariamente la sua giovane vita tanto promettente con il veleno. E il fatto è tanto più terribile in quanto l'artista ha ingerito il veleno in teatro. Hanno fatto appena in tempo a portarla a casa, dove con rimpianto generale è morta. In città corre voce che un amore sfortunato sarebbe all'origine di questo terribile gesto. C'è una cosa però, negli
negli ultimi tempi ho notato dei cambiamenti in lei, sì. Era diventata più malinconica, silenziosa, e per ore intere non si riusciva a tirargli fuori una parola. Sì, io allora le avevo chiesto, qualcuno l'ha offesa, Clara? Eh sì, perché io conoscevo il suo carattere e lei odiava di essere offesa. Taceva e basta. Caro mio, la colpa è mia. Sì, perché allora io gli avevo detto che tu pensavi che lei mancasse di tecnica. Però avvelenarsi, perché è incomprensibile. Poi perché avvelenarsi in quella maniera? Qual era il ruolo in cui aveva più successo? La lettera di Tatiana, sì. Ma ti ripeto, nessuno amoruccio. Ecco, lei viveva ancora a casa di sua madre. Sai quelle vecchie case di mercanti? Dove ci sono in ogni angolo icone con delle lampade accese davanti, dove soffoca dal caldo, dove c'è un terribile odore di salamoia, e nel salotto tutte le sedie messe alle pareti in fila, e poi la padrona. Ogni volta che arriva un ospite che si mette a gridare come se arrivasse un nemico. Non si poteva certo né amoreggiare né corteggiare. Però non capisco perché avvelenarsi. Probabilmente si era stancata di vivere. Puoi darmi l'indirizzo di quella casa Cazzando? L'indirizzo? Sì, posso, ma che cosa? Forse vuoi spedire una lettera? Può darsi. Da piccola, Clara era stata indubbiamente una bambina difficile. E anche da ragazza, non si era per niente raddoppiata. Indisciplinata, capricciosa, orgogliosa. Non andava d'accordo soprattutto con nostro padre, che disprezzava per la sua ubriachezza e per la sua nullità. Egli lo avvertiva e non glielo perdonava. Le sue attitudini musicali si rivelarono ben presto, ma nostro padre non l'assecondò, dato che considerava arte soltanto la pittura, nella quale egli stesso non aveva ottenuto grande successo, ma che sfamava lui e noi. Clara amava nostra madre, negligentemente, come se amava una nutrice. Adorava me, anche se litigavamo spesso e mi mordeva. È vero che poi si inginocchiava davanti a me e mi baciava da dove mi aveva morsa. Era tutto fuoco, tutta passione, tutta contraddizione. Vendicativa e buona, generosa e astiosa. Credeva nel destino, ma non credeva in Dio. Amava tutto ciò che era bello, ma non si curava della propria bellezza. E si vestiva come capitava. Non sopportava che i giovani le facessero la corte, ma nei libri leggeva soltanto le pagine in cui si parlava d'amore. Non voleva piacere. Non amava le carezze. Eppure non dimenticava mai una carezza. Così come non dimenticava un'offesa. Aveva paura della morte e si era uccisa. A volte mi diceva, uno come voglio io non lo troverò e degli altri non ho bisogno. Ma se li incontri, se li incontro, lo prenderò. E se lui non si lascia prendere, allora mi ucciderò. Questo vorrà dire che io non valgo nulla. Nostro padre, volendo liberarsi al più presto di lei, l'aveva promessa in sposa a un giovane ricco mercante. Un po' stupido, ma istruito. 2 settimane prima del matrimonio, essa andò dal suo fidanzato e incrociando le braccia e battendosi le dita sui gomiti, era la sua cosa preferita. Improvvisamente gli diede un ceffone sulla guancia rossa con la sua mano grande e forte. E gli balzò in piedi. E rimasto a bocca aperta, beh, bisogna dire che era disperatamente innamorato di lei. E chiese perché. Lei si mise a ridere. E se ne andò. Io ero là nella stanza e ho assistito alla scena. L'ho rincorsa. Clara. Clara. Clara!
Fermati, scusa, ma che cosa ti prende? Se fosse un vero uomo mi avrebbe picchiata. Invece è un pulcino bagnato. Se uno ama e non si vendica, allora deve soffrire senza domandare perché. Non avrei niente da me, nei secoli dei secoli. Così non lo sposò. Poco dopo conobbe quell'attrice e lasciò la nostra casa. La mamma pianse. E il papà disse soltanto fuori dal gregge la pecora nera. E non fece nulla per ritrovarla. Egli non capiva Clara. Alla vigilia della sua fuga, quasi mi soffocò tra le sue braccia. E continuava a ripetere. Non posso. Non posso fare diversamente. Ho il cuore spezzato, ma non posso. La vostra gabbia è troppo piccola, insufficiente per le mie ali. E non si può sfuggire al proprio destino. Dopo di questo ci vedemmo raramente. Quando morì nostro padre venne per 2 giorni. Non prese niente dell'eredità. E di nuovo scomparve. Si sentiva soffocare in casa nostra. Io lo vedevo. Poi tornò a Kazan. Ma come attrice questa volta. Ecco, guardi. Ho una foto di lei scattata mentre recitava la lettera di Tatiana. Anna, mi dica, la prego. Perché lei? Perché si è decisa questo atto terribile? Non lo so. Oddio, non lo so. Fino al suo arrivo qua sembrava pensierosa e cupa. Sicuramente le era successo qualcosa a Mosca. Qualcosa che non poteva indovinare. E invece quel giorno fatale era quasi più allegra, o meglio, più tranquilla del solito. Neppure io ho avuto il minimo presentimento. Sembrava che nel destino di Clara ci fosse scritto che essa sarebbe stata infelice. E fin da giovane ne era convinta. Appoggiava la testa sulla sua mano. E in cupa diceva, non vivrò a lungo. Aveva dei presentimenti. Figuratevi che a volte in sogno, a volte da sveglia, vedeva ciò che stava per accaderle. Se non posso vivere come voglio, allora non ho bisogno di vivere. Anche questa era una sua frase ricorrente. La nostra vita non è forse nelle nostre mani. E lo ha dimostrato. Anna, gli hanno forse raccontato cosa i giornali hanno attribuito. A un amore infelice? È una calunnia! È una calunnia! È un'invenzione! La mia cura è inaccessibile, Clara. Un amore infelice e respinto. E io non l'avrei saputo. Tutti si innamoravano di lei, tutti. E lei di chi si sarebbe potuta innamorare qui? Chi fra tutte queste persone sarebbe stato degno di lei? Chi poteva raggiungere quell'ideale di sincerità, di onestà, di purezza? Sì, di purezza. Che nonostante tutti i suoi difetti sorgeva sempre davanti a lei. Respingere lei. La prego, mi perdoni di... Mi ascolti. Io voglio assolutamente che lei non creda a questa calunnia e la dissipi per quanto sia possibile. Vuole scrivere un articolo su di lei? Questa è l'occasione giusta per difendere la sua memoria. È per questo che le parlo con tanta franchezza. C'è rimasto un diario. Un diario? Sì, un diario. Insomma, qualche paginetta. Clara non amava scrivere. Per mesi interi non scriveva nulla e le sue lettere erano sempre così brevi. Però era sempre sincera. Non mentiva mai. Mentire, una orgogliosa come lei.
lei stesso vedrà con i suoi occhi sembianti un solo accenno ad un amore infelice. Mosca, martedì, giugno. Ho cantato e ho letto in una mattina letteraria. Oggi per me è un giorno importante. Devo decidere del mio destino. Ho rivisto. Il seguito è cancellato. No, bisogna ricominciare come prima, se solo... Legga, perché non legge? Legga dall'inizio. E ci vorranno 5 minuti in tutto, anche se questo diario copre 2 anni. A casa non ha scritto più nulla. Mi dia questo diario. Mi dia anche la fotografia, sicuramente ne avrà un'altra. Il diario glielo restituirò. Ma ne ho bisogno. Ne ho bisogno, me lo dia. Ma lei... lei era innamorato di mia sorella. Io l'ho vista soltanto 2 volte, mi creda. Ma se non ci fossero dei motivi che io stesso non riesco a capire e non so spiegare bene. Se non ci fosse un potere più forte sopra di me, io non le avrei chiesto. Non sarei venuto fin qua. Ma ne ho bisogno. Ne ho bisogno, io devo... Lei stessa mi ha detto che devo riabilitare la sua immagine. E lei non era innamorato di mia sorella? Sì, lo ero. Lo ero e lo sono anche ora. Si alzi. Si alzi e prende il diario e la fotografia. E Dio sia con lei. Povera Clara. Però, lei mi rifiuta. Qualsiasi cosa scriva, mi raccomando. Lei è un albero. Incubo. Camminavo per la steppa nuda, cosparsa di pietre, sotto un cielo basso. Tra i sassi serpeggiava un ghiottolo in cui incamminai. Improvvisamente, dinanzi a me si eresse una sottile nuvola. La guardo più da vicino. La nuvola si è trasformata in una donna vestita di bianco che si allontana da me molto rapidamente.
Io non vedo né il suo volto, né i suoi capelli. Sono coperti da un lungo velo. Voglio raggiungerla e guardarla negli occhi. Ma per quanto mi affretti, lei cammina più veloce. Sul biottolo c'è un masso largo e piatto, simile a una pietra tombale, e sta mi spara il cammino. Io corro verso di lei, lei si volta verso di me, ma tuttavia non posso guardare i suoi occhi, essi sono chiusi, il suo volto è bianco, bianco come la neve. Le braccia pendono immobili. Sembra una statua. Lentamente, senza piegare le membra, si china all'indietro. E si abbandona completamente sulla pietra. Ed ecco che mi ritrovo sdraiato accanto a lei. Come un'effigie tombale. Con le mani incrociate come quelle di un morto. Ad un tratto, la donna si alza e fugge via. Anch'io vorrei alzarmi, ma non posso muovermi, non posso aprire neanche le braccia, non posso far altro che guardarla con uno sguardo disperato. La donna si volta improvvisamente e io posso guardare negli occhi luminosi e pieni di vita. Un volto vivo ma sconosciuto. La donna ride. Mi chiama con un cenno della mano. Ma non posso muovermi. La donna ride ancora una volta. E si allontana velocemente, scuotendo allegramente la testa, sulla quale è posata una rosa rosso vivo. Allora cerco di gridare. Cerco di liberarmi da questo terribile incubo. Intorno. La donna torna verso di me. Ma non è più quella statua sconosciuta. È Clara. Si ferma davanti a me, incrocia le braccia. Mi guarda severamente e attentamente. Le sue labbra sono serrate. Ma a me sembra di udire le parole. Se vuoi sapere chi sono, va laggiù. Dove? Le domando io. Laggiù. E risuona la risposta lamentosa. Laggiù. Se incontro lo prenderò. Ma non è forse morta? Sì, il suo corpo è morto. Ma la sua anima? Non è forse immortale? Forse bisogna di organi terreni per mostrare il suo potere. Il magnetismo ci ha mostrato l'influenza dell'animo umana vivente sull'altra animo umana vivente. Perché dunque questa influenza non può proseguire anche dopo la morte? Ma che scopo? Che cosa può venirne fuori? Davvero noi siamo capaci di concepire qual è lo scopo di tutto ciò che si compie intorno a noi? Platosa, tu credi nell'immortalità dell'anima? Ci mancherebbe altro che l'anima non sia immortale. E se è così può agire dopo la morte? Sì, può pregare per noi.
ma anche questo, non prima di essere passata per tutte le prove che precedono il giudizio universale. Ma i primi 40 giorni aleggia soltanto vicino al luogo dove è avvenuta la morte. I primi 40 giorni? Sì, poi vengono le prove. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del seno. E benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Sì, è pura. Pura. E anche io sono puro. Ecco cosa le ha dato questo potere. E non è forse detto nella Bibbia? Morte dov'è il tuo Giulio? E in Schiller. Anche morti là. E Michievich. Chiamerò fino alla fine del tempo e non tempo. Uno scrittore inglese ha scritto. L'amore è più forte della. Non c'è amore più grande di colui che sacrifica la propria vita per i suoi amici. No, non è così. Bisogna dire nessuno ha potere più grande. È il mio sangue che pulsa, è il mio cuore che batte. L'amore più forte. Morte dal culo, morte dal culo. Rosa, rosa, sì, sì, la rosa. È la rosa che ho visto sulla testa della donna nel sogno. Allucinazione ottica. Ma se essa fosse proprio qui, mi spaventerei. O ne proverei gioia. Di cosa dovrei spaventarmi? E di cosa dovrei essere felice? Ecco, ecco forse il perché. Sarebbe la dimostrazione che esiste un altro mondo e che l'anima è immortale. Anche se avessi visto qualcosa, potrebbe trattarsi di un'allucinazione ottica. E in fondo tutto questo è stupido! O sono sciocchezze, o lei è qui. Non si metterà a giocare al gatto col topo. Lei? Sì, sono io.
Sono io, Josenkai. Perché è venuta? Perché tu mi hai svegliato. Prima con dei gemiti, poi hai gridato improvvisamente, salvatemi, aiutami. Io ho gridato? Sì, hai gridato con una voce rauca. Salvatemi. E io ho pensato, signore mio, che sia male. Sono venuta. Stai bene? Sto benissimo. Vuol dire che stavi facendo un brutto sogno. Vuoi? Vuoi che bruci un po' di incenso? No, mia cara, no. Cosa ti sento io? Lei è un'attrice! Si è nutrita di finzione fino all'ultimo istante! Ha recitato con il veleno in corpo! Che posa teatrale mostruosa! Tutto questo mi provoca disgusto! La cosa che ha? Cos'hai tu, Josenka? Io sono felice, la cosa. Felice, ecco cosa ho. Ora ho voglia di sdraiarmi. E di dormire.
sorride. Assicura di stare bene. Che cosa verrà dopo? Che succederà? Ah, quel bacio! È un bacio simile, non se lo sono scambiato neanche Romeo e Giulietta. La prossima volta però resisterò meglio. La possiederò! Arriverà con la rosa rossa sui riccioli neri. Ma cosa verrà in seguito? Perché non possiamo vivere insieme? Che io debba morire per stare insieme a lei? E se fosse per questo che è venuto ogni volta? E allora, se si deve morire, che si muoia. La morte non mi spaventa più adesso. Al contrario, soltanto laggiù e soltanto così io sarò felice. Come non lo sono stato in vita e come non lo è stata lei. Siamo puri ambedue. Quel bacio. Adesso che cosa? Le assicuro che io sono l'uomo più felice e sano di tutto il pianeta! Contestano! No, mio caro! Starò bene!